Non riconoscono il diritto di 1 milione di bambini e ragazzi nati e cresciuti qui ad essere riconosciuti come tutti i loro compagni. Questo per me è propaganda. Discutiamo sulle regole, io non ho nessun problema, ma da qui all'insulto politico, a quella che sì è xenofobia e razzismo, perché cerca di parlare alla pancia delle persone, che quando è affamata è ovvio che cede a questi istinti. Chi ha responsabilità pubblica, credo, deve stare molto attento perché in questo modo si aizza l'odio e si aizza anche la violenza, come Allora, purtroppo abbiamo confrontatevi, visto. insomma, qualche minuto tra di voi, Salvini. Ma guardi, non ho sentito una cosa concreta. Non ho sentito dal suo interlocutore una proposta concreta. Beh, gli insulti e le Una. offese sono molto concrete, Siamo, però. ecco, noi. Ah, ma glielo dico io. Noi siamo brutti, cattivi, ignoranti, razzisti, nazisti ed evasori Cosa dice fiscali. di Punto a Buonanno capo. oggi che ha indicato Gad Lerner come quell'ebreo Le sto tieco e chiedendo. proponendo il Mi peggior scusi, antisemitismo? Come risponde? Si dissocia o no? le sto chiedendo. L'antisemitismo non ci Si riguarda e dissocia non da deve Buonanno? esistere Non nel lo condanna o no in 2014. diretta adesso rispetto a Le Buonanno che mi oggi scusi, ha mi scusi. riproposto i L'ho peggiori interrotta, caro stereotipi sugli ebrei signore? a pochi giorni dalla Va giornata bene. memoria. Si dissocia o no? Lo dica Mi adesso allora. dissocio, gliel'ho detto, non so se ci sente, le arriva a Roma l'audio? Perfettamente, Ok? perfettamente. Adesso. L'antisemitismo è una roba da idioti, punto a capo. Detto questo, se lei vuole continuare a dire che siamo brutti, cattivi, risponda nel merito. Questa Europa va bene così com'è? Questo euro non si tocca? La cittadinanza si regala a tutti? Il reato di immigrazione clandestina si cancella? Si fanno uscire di galera col suo voto? Migliaia di delinquenti che sono in galera per prostituzione, truffa, furto, pornografia? Sì? È così che l'Italia va avanti? È questa la sua Italia? Io non credo che questi siano solo questi i problemi dell'Italia. I problemi di cui lei parla sono frutto innanzitutto delle vostre politiche, Vabbè. perché È colpa nostra, è colpa in questo nostra. È paese, colpa se noi della siamo Lega. ridotti così, innanzitutto è Va bene, frutto colpa la della vostra Lega. Bossi-Fini, il vostro È pacchetto colpa di Bossi, sicurezza, sì, certo, è colpa di Bossi. ha prodotto solo illegalità. Le Certo, sanatorie maggiori le avete fatte perfetto. voi e quelli che avete Quindi sanato. spalanchiamo. Quelli che avete sanato 700.000 non erano dei No, ma parli delinquenti, di se non li avreste domani. sanati. Mi Quindi dica domani cosa fa lei, domani. Domani cosa fa lei? Domani io sull'immigrazione. credo che la priorità dell'Italia sia innanzitutto il lavoro in questo momento, Oh, sia bene, siamo d'accordo. l'occupazione. E l'occupazione non si fa criminalizzando oggi chi in questo paese comunque lavora da anni e contribuisce. Voi non l'avete mai Ma chi li riconosciuto innanzitutto il criminalizza? Io contributo. dico che non ne Sì, devono più entrare. Chi è invece qua è sì. benvenuto, non ne devono più Ma entrare. su questo siamo d'accordo che vanno fatti dei Oh, flussi perfetto. regolari, non che non devono più entrare, Perfetto. perché comunque ci sono settori dell'economia che oggi hanno bisogno ancora. I lavoratori stagionali, quelli che lavorano nelle campagne di Rosanno, Ci sono gli purtroppo. italiani che vanno a fare quei No, lavori non lì. è così, perché Se è un sistema. pagati normalmente, ci No! sono gli Se italiani. pagati normalmente, ma oggi il sistema anche nel suo nord, nei capannoni dell'Expo, vengono sfruttati oggi i lavoratori immigrati. Appunto, perché Capito? ci sono degli immigrati da sfruttare. Se non ci fossero immigrati a No. sfruttare, gli Perché quegli italiani immigrati farebbero sono quei lavori. È ricattabili grazie alla vostra legge, voi li avete colpa resi della Lega, va bene, ho ricattabili, capito, è colpa perché della voi li Lega. avete resi Va ricattabili da un bene, permesso di perfetto. soggiorno È che. colpa della Lega, va bene. No, non è che va bene, non va bene insultare e offendere, questo non va bene, non va Ancora. bene. Questo è per me un Ma punto io l'ho centrale offesa, l'ho questo. insultato o l'ho offesa, mi scusi. No, è da settimane che lo sta facendo questo, è È da da settimane settimane che che lo la sta sto facendo insultando in lei Facebook. e i suoi esponenti. Per me che Va bene. Calderoli sia ancora vicepresidente del Metteteci fuori Senato. È una legge, vergogna fuori per la Lega dal l'Italia, è una Parlamento. vergogna e Va bene. credo che la Lega Nord faccia benissimo a parlare degli interessi del lavoro, del Nord, eccetera, ma lo deve Oh. fare discutendo in modo chiaro, nel merito e non più istigando all'odio Ancora attraverso il linguaggio quest'odio, razzista. Per Madonna me non è da signora. banalizzare, perché è molto grave e offende oggi Ma è lei milioni che di odia gli persone e offende italiani? un'Italia che non è quella che Lei descrivete odia gli voi. italiani. Ecco. Io sono italiano, non è, come faccio a odiare me stesso? Io sono Ma italiano guardi, e dico che io sono da come italiano. parla? Io sono Parla solo di italiano e immigrati? dico che oggi noi abbiamo tutto l'interesse a stabilire un'alleanza con i nuovi italiani, persone come me, come tanti di noi, come la ministra Kyenge, che vogliono oggi contribuire alla crescita dell'Italia, al suo sviluppo. E non si Sì. fa crescere l'Italia tagliando fuori un pezzo di comunità e creando un odio tra persone solo perché sono Ancora quest'odio, diverse. mi È scusi, la lei c'ha il pallino verità, perché voi dell'odio. avete cercato di speculare su questo. Che ci sia la Lei criminalità va condannata, la pensa voterà lo come lei. svuota carceri? Lei voterà lo svuota carceri?
Io credo che oggi sicuramente va ripensato il sistema giudiziario in Italia. Ma lei voterà il vuota carceri? Io credo che oggi sicuramente ci sono alcuni reati che vanno depenalizzati. Lei voterà lo svuota carceri? Sì, sicuramente sì. Penso di fare una cosa intelligente. Penso che non possiamo tollerare oggi che le carceri siano in quelle condizioni. Facciamoli uscire tutti. No, si troveranno delle pene alternative come si è fatto in altri paesi europei. Pene alternative, si depenalizzeranno alcuni reati che voi avete reso bloccando il sistema della giustizia. E poi sicuramente va rivisto il sistema giudiziario. Bene, bene, bene. Allora.